Ciao a tutti, oggi mi trovo in Provenza, sono venuta per farvi vedere la fioritura dei campi di lavanda di Valensole, bellissima, una cosa meravigliosa, e poi vi farò vedere anche il negozietto dove compro la lavanda bio per tutte le mie ricette. Quindi oggi vi porterò in un posto speciale. Eccoci, allora qua siamo sul plateau di Valensole, nel cuore della Provenza, dove ci sono i campi di lavanda, dove si coltiva la lavanda. Quest'anno, come potete vedere, a parte le persone, ci sono anche i girasoli, quindi c'è questo contrasto tra il giallo dei girasoli e il viola della lavanda, una cosa meravigliosa. Lavanda a perdita d'occhio. E qui ci sono diverse distillerie che si occupano appunto di produrre l'olio essenziale di lavanda e tanti altri prodotti, però sono un po' più industriali. Io invece vado a prenderli da una vecchina che ha tutte le sue bottigline biologiche. Il negozio non è bellissimo, però i prodotti sono eccezionali. Vedete, lavanda a perdita d'occhio. Queste qui sono le piantine nuove che sono state sostituite da poco, quindi chiaramente ci metteranno un po' a produrre. E lì di fronte a noi, vedete, c'è scritto lavanda Angelvin. Lì alla sinistra c'è quella casa, diciamo, bianca, quella lì è la distilleria, si vede anche uscire del fumo. Ecco, lì potete vedere appunto il momento in cui distillano la lavanda. Il profumo che c'è, mamma mia, una cosa inebriante. E non so se riuscite a vedere, i filari rimangono perfettamente, vedete quelle piantine di verde, perfettamente puliti. Aspettate che ve lo faccio vedere da questa parte qua, vedete? Eccole lì, questa riga verde di piantine sono quelle che sono state, diciamo, alle quali è stata tolta la lavanda. Mamma il profumo, ma non avete idea. Ci sono dentro la distilleria, vedete? Lui gli ha messo lo specchio, no? Ah, lo specchio, sì. Qui c'è la lavanda raccolta. Ecco, praticamente la distillazione avviene a vapore, tramite il vapore. Adesso cerchiamo di far vedere, diciamo, dove viene messa, con quel contenitore lì, vedete? E poi la vedete là in alto, non sono specchi per farci vedere bene. Come vuoi che non c'è il nastro e il ma c'è il consenso per la mente? No, Le fenomeno di conversazione, oui, c'è pareil. Oui. Ma voilà, la conversazione c'è dico un a volte di qui, e di qua. Adesso aprono il contenitore. No, non è chiaro, no, lo so, lo so. Siamo stati lì. Siamo stati lì. Una già la finita. Ah, oui. Estrazione avvenuta. Poi i resti della lavanda vengono bruciati. Eccoli. Sono come delle balle di fieno, no? Però di lavanda che vengono bruciati.
tessuto rimane l'olio essenziale di lavanda. E questa è la distillazione a vapore. Di Valensol, quello di cui vi parlavo, dove vendono la lavanda. Tenete presente che è un negozio molto semplice, gestito da una persona di una certa età, quindi dentro troverete anche magari polvere, un po' così, una cosa un po' particolare, però i prodotti sono genuini, pure al 100%, biologici. La signora vende anche un eccellente miele. Volevo dirvi che io vi consiglio assolutamente di venire, perché questo è veramente un paradiso, un posto meraviglioso. C'è un profumo di lavanda fantastico e è uno dei posti più belli dove comunque si coltiva proprio la lavanda, e il posto proprio indicato per vedere le piante e per scoprire un pochino come si produce l'olio essenziale di lavanda, perché ci sono un sacco di distillerie dove fanno anche, spiegano come si fa appunto a produrre l'olio. Io ve lo consiglio perché è un posto veramente meraviglioso, che è da visitare anche proprio per la gioia degli occhi, per questo contrasto di colori che c'è, che è veramente fantastico.